Quando avevo 21 anni arrivai ad un punto in cui sentii in maniera molto forte che Buddha, Gesù, Ramakrishna e tutti i mistici e santi avevano imbrogliato e deluso se stessi e deluso gli altri. Questo, vedi, non poteva essere assolutamente il punto. Dov'è quello stato di cui hanno parlato e che hanno descritto quelle persone? Quelle descrizioni sembravano non avere nesso con me e col modo con cui io funzionavo. Tutti dicevano non arrabbiarti, e io ero rabbioso tutto il tempo, io ero pieno dentro di me di cose brutali. Così quello che dicevano doveva essere falso. Il mio pensiero era: quello che mi dicono è falso, renderà falso anche me. Io non voglio vivere una vita di falsità. Io sono avido e loro stanno parlando di non avidità. C'è qualcosa di sbagliato da qualche parte. Questa avidità è un qualcosa di reale, qualcosa di naturale per me. Quello di cui stanno parlando è innaturale. Quindi qualcosa non va da qualche parte, ma io non voglio cambiare me stesso, falsificarmi per poter dire che sono in uno stato di non avidità. La mia avidità è una cosa reale. Ho vissuto in mezzo a persone che parlavano in continuazione di queste cose, ma erano tutti falsi, posso assicurartelo. Quindi in qualche modo fui preso da ciò che tu chiami nausea esistenziale. All'epoca non usavo quelle parole, ma ora mi capita di conoscere questi termini. Mi venne la repulsione assieme al desiderio di gettare via tutto ciò che era sacrosanto. Niente più sloka, niente più religione, niente più pratiche. Accettai la realtà di essere un bruto, un mostro pieno di violenza e di desiderio. Assenza di desideri, assenza di avidità, di rabbia. Queste cose non avevano più senso per me. Erano false e falsificavano anche me. Così decisi di chiudere. A quel punto discussi di queste cose con un mio amico. Lui disse che io ero praticamente un ateo, scettico su tutto ed eretico. Egli disse: c'è un uomo a Tiruvannamalai, vicino a Madras, chiamato Ramana Maharishi. Andiamo a visitarlo. Lui è un'incarnazione vivente della tradizione indiana. Io non volevo vedere più nessun santo. Dentro di me pensavo: sono tutti uguali. Se ne hai visto uno, li hai visti tutti. Tutti ti dicono: impegnati di più e otterrai la tua meta. Invece per me quelle pratiche accrescevano solo le mie esperienze. E queste esperienze chiedevano di perpetuarsi nel tempo. Quindi i santi sono tutti ripetitori, essi ripetono quello che c'è nei testi sacri. Io non voglio leggere, non voglio più esperienze. Loro stanno provando a condividere un'esperienza con me, ma io non sono interessato alle esperienze. Le esperienze vanno e vengono, e non c'è differenza per me tra un'esperienza religiosa ed una sessuale o qualsiasi altra esperienza. Non mi interessa fare l'esperienza di Brahma, l'esperienza della realtà o della verità. Magari potrebbero interessare ad altri, ma non a me. Non sono interessato a fare più di quello che ho fatto e abbastanza. A scuola, se vuoi risolvere un problema, devi sforzarti. E quando lo risolvi, scopri che la risposta era nel problema. È più facile trovare la risposta che passare attraverso tutti questi sforzi. Tuttavia, con esitazione, riluttanza e senza entusiasmo, andai a vedere Ramana Maharishi. Quel mio amico mi condusse là. Egli mi aveva detto: vai là almeno una volta, qualcosa ti succederà. Mi aveva parlato di lui e mi aveva dato anche un libro, India Segreta di Paul Brunton. Così io lessi il capitolo relativo a quest'uomo e alla fine acconsentì ad andare. Ramana era seduto là. Quando fu in sua presenza, la prima sensazione fu: come può aiutarmi quest'uomo che è seduto a leggere fumetti, che taglia verdure per la mensa e che fa un sacco di cose normali? Egli non può certo aiutarmi. Ad ogni modo mi sedetti. Non successe nulla. Lo guardavo e lui mi guardava. Quello che avevo letto, in sua presenza sentirai il silenzio, le tue domande scompariranno. Il suo sguardo ti cambierà, rimanevano storielle per me. Io ero seduto là ed avevo un mucchio di domande dentro di me, domande stupide che non erano affatto scomparse.
Ero seduto da 2 ore e le domande non scomparivano. Ok, mi dissi, lasciami fare qualche domanda. Siccome a quei tempi ero molto interessato alla liberazione, alla moksha, che era parte del mio background culturale, io dissi, si suppone che lei sia un uomo liberato. Io non feci realmente quella premessa. Può darmi quello che lei ha? Io gli feci la domanda, ma lui non rispose. Così dopo qualche momento io ripetei la domanda. Sto chiedendo, qualsiasi cosa lei abbia, me la può dare? E gli rispose, io posso dartela, ma tu sei pronto a riceverla? Oh ragazzi, per la prima volta un uomo stava dicendo che lui aveva qualcosa che io non potevo ricevere. Nessuno prima di allora aveva detto io posso dartela, ma quest'uomo non solo diceva io posso dartela, ma dubitava pure che io potessi riceverla. Io dissi a me stesso, se c'è un individuo in questo mondo che può riceverla, quello sono io, visto che ho fatto così tanto cammino spirituale, 7 anni di sadhana. Lui può pensare che io non posso prenderla, ma io posso prenderla. Se non posso riceverla io, chi altri la può ricevere? Quello era il mio pensiero. A quel tempo, sai, avevo molta autostima. Io non rimasi con lui, non lessi nessuno dei suoi libri. Gli chiesi solo poche altre domande, si può essere liberi in maniera intermittente? E gli disse, o sei libero o non lo sei affatto. Ci fu un'altra domanda che ora non ricordo, a cui lui rispose, non ci sono gradini che ti conducono là. Ma io ignoravo tutte queste cose e quella risposta non significò nulla per me. Andandomene pensai, quanto è arrogante, mi chiede se io posso riceverla. Perché non dovrei poter riceverla qualsiasi cosa sia? Quella divenne la mia domanda, una domanda naturale. In quel modo la domanda formulava se stessa. Cos'era quello stato che tutta questa gente, Buddha, Gesù, eccetera, avevano conseguito? Ramane in quello stato? Si pensa di sì, io non lo so, ma quell'uomo è un essere umano come me, in cosa differisce da me? Quello che gli altri dicevano o quello che lui diceva non aveva peso per me. Io pensavo, tutti possono fare quello che lui fa. Cosa c'è dunque di altro? Egli non può essere molto diverso da me. Anche lui è nato da genitori. Lui ha le sue idee particolari su queste cose. La gente dice che gli è successo qualcosa, ma in che modo è diverso da me? Cosa c'è in lui? Cos'è quello stato? Era diventata la mia domanda fondamentale. Quella domanda andò avanti, avanti dentro di me. Io devo trovare quello stato. Nessuno me lo può dare. Sta solo nelle mie mani. Devo andare in questo mare sconosciuto, senza compasso, senza una barca, senza neppure una zattera di salvataggio. Io devo trovare da solo qual è lo stato in cui quell'uomo è. Volevo così intensamente questa cosa che avrei dato la mia vita per essa.